Derecci a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video su The Evil Within 2. Siamo nel midollo, per l'esattezza nel reparto manutenzione del midollo, e siamo in compagnia della bella, ma non saprei in realtà, comunque della dottoressa Yukiko Hoffman, la psicologa del team Bobius e forse nostra possibile futura alleata. Allora, dunque, fatemi raccapezzare un attimo. Ragazzi, dovete sapere che sono 3 giorni che non gioco a The Evil Within. Probabilmente voi vedrete questo video il giorno successivo al precedente, quindi per voi nel tempo, nella dimensione temporale di YouTube, non sarà passato molto tempo. Ma io effettivamente sono 3 giorni che non gioco, per cui A, potrei essere un po' una pippa. Due, devo un attimo raccapezzarmi perché non mi ricordo bene tutto. Tra l'altro, sono anche un po' raffreddato, mal di gola, per cui se mi sentite un po' tappato, il motivo è questo. Facciamoci un buon caffettino, Sebastian, e poi inizio a fare mente locale. Dunque, avevamo scoperto che Lily è convinta che suo padre è morto, che noi siamo morti, per cui quando la rivedremo probabilmente le causeremo un ulteriore trauma oltre a quelli che ha già dovuto subire in questa cittadina malefica. Qui abbiamo un file che non abbiamo visto. Email, candidati per il nucleo. A, tutti gli interessati da agente Grisham, scusate. Report Lily Castellano, scoperte iniziali. Il candidato ideale per il nucleo deve avere una coscienza priva di limiti, in modo da supportare la propria personalità e quella di tutte le altre menti connesse. Perciò esistono solo due tipi di candidati possibili. I maniaci egocentrici tendenti alla psicopatia o i bambini. Tutti sappiamo ciò che è successo l'ultima volta che un maniaco psicopatico ha avuto a che fare con lo STEM, perciò l'unica possibilità che ci rimane è usare un bambino, sì. Naturalmente in questo file si stanno riferendo a Ruvik, l'antagonista del primo The Evil Within. Avendo accesso ai risultati dei test scolastici, abbiamo ristretto il campo di ricerca. Crediamo di aver trovato il candidato ideale in Lily Castellanos. Che culo, Sebastian? I suoi test rivelano che non solo ha una coscienza immacolata, ma mostra anche un'empatia rara per una bambina della sua età. Abbiamo affidato il soggetto alla dottoressa Hoffman per ulteriori test. Ok, ragazzi, parliamo con la dottoressa Hoffman. Se non sbaglio, avevamo lasciato in sospeso un paio di opzioni di dialogo. Tra l'altro, è ferita al braccio. A proposito, A proposito, psicopatici? se la Mobius sa che i pazzi sono un pericolo per lo STEM, come ha fatto a entrare? Non ne ho idea. Tutti vengono sottoposti a test psicologici prima di entrare nello STEM. E controllavamo tutto da qui, in segreto, per segnalare il minimo sintomo di instabilità mentale. Beh, qualcosa è andato storto. Purtroppo la psicopatia e la sociopatia sono estremamente difficili da diagnosticare. Gli psicopatici tendono ad essere scaltri e molto intelligenti. Sono consapevoli della propria condizione e sono in grado di nasconderla. Il fatto che questo tizio sia riuscito a ingannarci è decisamente abile e conscio di sé, in modo disturbante. Grande, quindi i test hanno tenuto alla larga solo i pazzi più ricchi. Mi sento Giusto. responsabile per quanto è successo. Ho supervisionato i test. Eh sì, cara Yukiko, non ci hai fatto una gran figura, eh? In ogni caso, devo spezzare una lancia a favore della dottoressa. È vero quello che ha detto. Gli psicopatici sono perfettamente consci della loro condizione e sono in grado perfettamente di dissimulare la loro psicopatia, appunto, la loro malattia mentale. Ciò non toglie, ripeto, che la cara Yukiko Hoffman non ci ha fatto una gran figura, perché, insomma, supervisionava lei i test e uno psicopatico è riuscito a infiltrarsi a Union, per cui ha il suo bel carico di responsabilità. C'è Hai detto qualcos'altro? che credi ci sia dell'altro? Ho studiato l'incidente del beacon in modo approfondito per evitare un altro disastro del genere. Complimenti In di quel nuovo! caso l'elemento di disturbo era il nucleo, ma persino allora l'ambiente era relativamente intatto. Stavolta c'è qualcosa di molto strano. Che vuoi dire? Le creature, il disfacimento di Union, l'interruzione totale delle comunicazioni con la Mobius. Sembra troppo per una sola persona, anche con i poteri del nucleo. Ha parlato di qualcuno, un'altra persona che voleva il potere del nucleo. Potrebbe significare. No. Sarebbe terribile. Cosa? C'è solo una cosa che potrebbe essere più potente di uno psicopatico qui dentro. Cioè? Ma devo fare qualche ricerca prima di confermare questa teoria. Ah beh, intanto dammi un'anticipazione, no, eh? Perché fanno sempre così nei film e nei videogiochi? In ogni caso, ragazzi, complimenti, ottimo lavoro. Vabbè, vabbè, soliti danni della Mobius. Anche se, ragazzi, è vero quello che ha detto comunque.
Nel primo di Evil Within avevamo a che fare con una mente centrale col nucleo di un altro psicopatico, ovvero Ruvik, il creatore dello STEM. Ma per quanto le ambientazioni e le varie situazioni fossero veramente angoscianti e terrificanti, la struttura era stabile, per così dire. Cioè, Sebastian veniva proiettato in luoghi veramente terrificanti, ma perché era il nucleo a volerlo e cercava in tutti i modi di complicare la vita a Sebastian e colleghi, appunto. Invece, in questo caso, sembra proprio che l'intera struttura, cioè l'intero sistema, si stia disfacendo, ma non per una volontà propria, come può essere quella di Lily, che è il nucleo, ma per un'altra ragione, che sia connessa con quell'altra cosa di cui stava per parlarci la dottoressa. Lo scopriremo solo vivendo. Raggiungi l'ufficio del Post Plus a Union. Oh, finalmente una nuova area, ragazzi. Sono curioso. E abbiamo già captato un segnale. Prima ancora che si caricasse. Esatto, l'area, abbiamo già captato un segnale. Vediamo un po'. Ok. Preso. Gotcha. Arpioni. Allora, ragazzi, io direi che, dunque, qua c'è il punto di salvataggio, però direi che ci deve essere anche uno specchio. Esatto, in quest'area. C'era anche nel midollo, non ci sono voluto andare di proposito. Ok. Stanza di Sebastian, perfetto. Cosa abbiamo? Forse abbiamo una diapositiva da guardare, ragazzi. Adesso veramente è dura ricordarsi tutto, per cui scusate, magari vi mostrerò cose che vi avevo già mostrato. Fila via, gattaccio. Continua. No, ok, questa non l'abbiamo ancora vista. Parla con Kidman. Rispondi, Kidman. La prima volta che ho visto Myra portava quell'uniforme. Credo di essermi innamorato di lei in quel momento. Io non volevo ammetterlo, ma quando è rimasta ferita in servizio, sapevo di doverle dire quello che provavo. Era una moglie e una madre così incredibile che a volte dimentico che era anche una grande detective. Aveva ragione. Sapeva che c'era qualcosa che non andava nella morte di Lily, cioè nel rapimento. Avrei dovuto crederle fin dall'inizio. Non sapevi come erano andate veramente le cose, Sebastian. Ne sei consapevole? Sì, ne sarà anche consapevole, però ci sta il senso di colpa, ragazzi. Obiettivamente noi non abbiamo creduto a nostra moglie, grazie per il gel verde, gattino. Noi non abbiamo creduto a nostra moglie, che in realtà aveva capito tutto, aveva capito che c'era qualcosa dietro la morte della figlia. Probabilmente era una detective migliore di noi. Allora, oh, fatemi vedere intanto la mia mensola dei gadget per testa, che bella che è, la voglio assolutamente completare. E qua, ah, finalmente ci hai mandato i dati, Kidman. Dai un'occhiata alle informazioni che ho trovato sul nostro uomo. Eccolo lì. Stefano Valentini, artista. Sì, è lui. Un tipo decisamente eccentrico. Pare che non abbia mai ottenuto il successo che desiderava. Suona familiare. Mi ricorda un altro artista eccentrico fallito e ha scatenato la Seconda Guerra Mondiale. Speriamo che stavolta vada meglio. In ogni caso, deve essere fermato. Sta parlando di Hitler, naturalmente, ma penso non ci fosse nemmeno bisogno di sottolinearlo. Comunque, ragazzi, ora non ci vuole un grande intuito da videogiocatore, basta saper fare 2 più 2. Qua c'era una teca vuota che è stata riempita di informazioni, articoli riguardanti il nostro antagonista Stefano Valentini. Qua c'è un'altra teca vuota, il che mi farebbe pensare alla teoria che si sta sempre di più confermando, anche stando a quello che ci ha detto Yuki Kaufman prima, che i nemici, o per meglio dire, le personalità malefiche all'interno dello STEM siano almeno due. Qualcosa mi dice che anche questa bacheca verrà compilata di informazioni riguardanti un altro tizio fuori di testa. Allora, leggiamo un po'. Articolo di rivista. Domanda. Cosa c'è di significativo in questa foto, secondo lei? Risposta. Questa è l'ultima fotografia che ho fatto come fotografo di guerra. Mi è quasi costata la vita, ma è anche la causa della mia rinascita creativa. Mi ha aperto gli occhi di fronte al fatto che possa esistere bellezza nell'orrore. Non credo che riuscirò mai a scattare un'altra foto così pregna di significato. Ha detto che le è quasi costata la vita. Può raccontarci di più?
Beh, avrà notato il mio occhio. I chirurghi non sono riusciti a estrarre tutti i frammenti dell'esplosione. Dicevano che era un miracolo che il cervello non fosse stato colpito. Ogni tanto fa ancora male, ma non importa. Mi aiuta a concentrarmi su ciò che ha davvero importanza: la bellezza della vita e la sofferenza, i fondamenti della mia arte. Ragazzi, che doppiaggio! Ma quindi il nostro amico è senza un occhio? In effetti non ci ho mai fatto caso perché ha sempre il ciuffo sull'occhio destro, che tra l'altro è anche quello da cui mira, tra virgolette, per scattare le fotografie, quindi è piuttosto inquietante e strano questo. E la foto non si capisce bene cosa rappresenti, sembra un'esplosione, viscere che partono in aria, vabbè, fortunatamente non si riesce a vedere granché bene. Ritaglio di giornale del Crimson Post, sì, ma è arte? Di Susan Fee, 13 gennaio 2015, Crimson City. Ragazzi, vi ricordo che Crimson City è la città reale, quindi non quella all'interno dello stem che si chiama Union, la città vera, fittizia naturalmente, comunque, in cui abita Sebastian, Julie Kidman, eccetera. Shock, disgusto, indignazione. Sono alcune delle reazioni del pubblico alla mostra personale di Stefano Valentini, ospitata dalla galleria d'arte di Crimson City. Le mie reazioni sono state altrettanto intense, ma per ragioni del tutto diverse. Valentini ovviamente si ritiene un provocatore, ma io vedo solo un artigiano moderatamente talentuoso che si sforza di creare qualcosa di controverso secondo la sua visione semplicistica. Ridurre il corpo di una donna a un insieme di parti sessualizzate potrebbe funzionare se lo scopo fosse quello giusto, evidenziare l'oggettificazione della donna da parte della società. Ma Valentini sembra accontentarsi di indugiare sull'aspetto grottesco dell'immagine. Ok, avevamo capito che questo tizio comunque era già squilibrato prima di venire qui. Ragazzi, non c'è nulla di peggio di un artista frustrato, lasciatevelo dire. Dossier su Stefano Valentini. Stefano Valentini è nato il 22/12/1985 a Firenze, Italia, patria di artisti, poeti e pensatori. Residenza attuale Crimson City, occupazione artista. Ok, quindi non è un mondo fittizio, cioè esiste l'Italia. Crimson City è una città fittizia che non esiste, ovviamente, come può essere Raccoon City di Resident Evil o Twin Peaks. Però è ambientato nel mondo reale, nel nostro mondo, perché c'è l'Italia. Comunque, vabbè, piccoli dettagli che magari non sono così importanti, ma aggiungono lore al gioco. Profilo Mobius, candidato STEM numero 145. Stefano Valentini. Union ha bisogno di personalità creative allo scopo di simulare uno scenario reale. Il candidato numero 145 dimostra tendenze lievemente egocentriche, ma si possono attribuire alle sue inclinazioni artistiche piuttosto che a problemi psicologici. Complimenti di nuovo. Non ha familiari che potrebbero preoccuparsi per la sua scomparsa. La commissione di valutazione raccomanda al candidato numero 145 per l'inserimento nello STEM. Bravi, bravissimi. Ci sapete proprio fare, eh? Complimenti, Yukiko. Immagino che anche tu facessi parte della commissione. Vabbè, vabbè. Allora, andiamo dalla nostra amica Tatiana. Dovremmo avere anche una chiave con cui sbloccare un armadietto. Bentornato, detective. Grazie, cara. Che ci dici? Parla Sembra con più me. rilassato, detective. Ha trovato un possibile alleato in questo posto pericoloso. Non ne sarei sicuro. Non so mai di chi fidarmi qui dentro, presenti compresi. Peccato, dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. L'isolamento e la diffidenza non sono sintomi di malattie mentali, ma sfortunate conseguenze. Chiudere fuori gli altri non può che peggiorare la sua condizione. Lei è umano e ha bisogno di connessioni come una pianta ha bisogno di luce. L'unica connessione che mi serve ora è quella alla tua macchina. Ho ancora molta strada da fare. Sì, e soprattutto Tatiana, non credere che non abbia colto la tua velata allusione al fatto che potremmo essere dei malati di mente, perché tra le righe è proprio quello che ci ha detto. Allora, apriamo. Boh, non so neanch'io quale armadietto aprire. Ogni volta c'ho un'ansia, ragazzi, ad aprire questi armadietti, di prendermi una sola. Apriamo questo. Ecco, appunto. Ah no, beh, 100 parti di armi non sono male comunque. Però allora, già il verde è inutile usarlo, ne abbiamo talmente poco che non riusciamo
a potenziare il buon Sebastian nemmeno di un'abilità probabilmente. Con 2650 gel verde non ci facciamo granché. Piuttosto possiamo passare al potenziamento armi. Ma se aumentassimo la potenza di fuoco, mamma mia, 400 componenti. Esagerati proprio. 400 parti di armi non le avremo mai, ragazzi. Qua quante ce ne vogliono? 800. Vabbè, auguri. Allora, vediamo un pochino di aumentare la potenza di fuoco del fucile. Sono sempre 250, 240 parti di armi, ma vabbè. Mamma mia. Si fa pagare, eh? Con la balestra possiamo fare qualcosa? Vediamo un pochettino. Riduce il tempo necessario per estrarre la balestra quando si mira per sparare più in fretta. Ah, questo non è male. Sblocca i potenziamenti di livello 2 per la balestra, gittata e velocità di carica. Inoltre sblocca i potenziamenti di livello 2 per tutti i tipi di dardi. Varrebbe la pena, eh? Ok. Ora vediamoli tutti con calma. Aumenta l'area dei nemici concatenati dall'effetto. Tanto non possiamo. Non possiamo. Non possiamo fare niente. Incredibile. Vabbè. Cerchiamo di sparare più in fretta e basta. Dubito potremo fare altro con 25 parti di armi. Volevo solo dare un'occhiata alla creazione, poi vi giuro che andiamo. Vabbè, già finito. Ok. Ok, ragazzi. Scusate questa introduzione un po' lenta, però erano tutte cose che era necessario mostrarvi. Penso anche abbastanza interessanti comunque. Ora ci troviamo a Post Blue. A Post... Perché ho detto Post Blue? Beh, Post Plus. Post Plus, anzi, sarebbe più corretto dire. Ah, e qua abbiamo già subito... Ah sì, abbiamo già subito il primo punto di risonanza. Fantastico. Devo raggiungere il magazzino fuori dall'uomo. Cazzo, non mi sento più la mano. Quella cosa mi ha quasi staccato un braccio. Non la ucciderò mai con questa merda. Mi serve un'arma più grossa. Devo raggiungere quel magazzino fuori dal rifugio. Ma Steven sa la chiave. Tornerà con il corazzato e la chiave. Ok, hai parlato di una grossa arma? Questa è l'unica cosa che ho colto. No, non è vero, ho ascoltato ovviamente tutto e mi dispiace che tu abbia aspettato Stevens e poi alla fine ti sia ridotto così. Come si suol dire, aspetta e spera. Andiamo un pochettino. Eccoci qua. Ok, al teatro. Sto arrivando. Va bene, sento già dei rumori maligni e infatti, oddio, la vedo già uno di quelli vomitevoli. Maledizione. Oddio. Ah sì, l'occhio, l'occhio naturalmente. Immagino che il teatro sia quello laggiù. Essendoci lì sopra l'occhio gigante, che è un po' il simbolo del fotografo. Però, scusatemi. Fatemi un attimo vedere. Eh sì. È bella ampia, quest'area, il quartiere commerciale. Noi naturalmente non andremo qua, che è la missione principale per illustrare il teatro, ma ci faremo un bel giretto di tutta questa zona qui, ragazzi. Lo so, è un episodio di transizione, tuttavia potremo scoprire delle chicche interessanti. Oh, tu cosa vuoi? Subito così. Siamo nell'ombra, ragazzi. Cosa fa? Oh, questa forse è una buona occasione. Aspettate. Oh, ci ha visto. No, ci ha visto. Come non detto. E via, partiamo subito. Allora, facciamo che provo a fregarti. Aia.
Sì, però lascia in testa appena arrivati, no, eh? Allora, ragazzi. Vediamo se mi segue fino a qua. Oh. Che stupida. Avete visto? Peccato che non ci sono i danni da caduta. No, 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 no. È scema? Ma perché io? Io sono più scemo di lei. Allora, per non rendere questa situazione più ridicola di quanto già non sia. E so che lo è parecchio. È possibile? No, 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 Sebastian, non questo, non questo. Grande. Volevo capire se era possibile fare una cosa. Lo so, in questo momento probabilmente vi sembra un deficiente e... No, ok. Oh! Vabbè, hai rotto il cazzo. Cosa hanno questi zombie che non va? Fantastico, cioè... Facciamo scambio? Ok. Sì, ragazzi... Vabbè, partiamo malissimo. Comunque. Ho già sprecato dei gran colpi. Però qua c'è del gel verde. Benone. Un fusibile addirittura. Poi? Nient'altro. Ok, vabbè. Vabbè, ragazzi. Come vi dicevo, devo un attimo rimpratichirmi. Sarà veramente dura, eh? Quello zombie era più forte, cioè io probabilmente gli ho sparato alle braccia e ok, però avete visto la velocità con cui ricrescevano? Questa è chiusa? Alcune sono chiuse. Ah sì, dovremmo trovare il modo per aprirle, caro Sebastian. Tra l'altro, in una delle missioni secondarie noi siamo entrati in possesso di un tesserino che ci permetteva di trovare la combinazione di codici atta a sbloccare porte e speravo anche casse, ma evidentemente no, della Mobius. Dunque lì c'è il teatro, sì, lo riconosco dai raccapriccianti quadri fotografici del nostro Stefano Valentini. E niente, vediamo un pochettino qui intorno, con calma, facendo un po' di attenzione, senza casseggiare come ho fatto prima. Bensì... Oddio mio! Che è successo? È stato l'occhio! Vedete? Viene dall'occhio! Oh merda, 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 merda! Gesù santissimo, ragazzi! Ha evocato degli zombie! Cioè... Sono usciti degli zombie da questa propaggine! Maledizione, ragazzi, che brutto posto. Sons of Liberty. I figli della libertà. Ok. Qua cosa c'è? Cosa possiamo trovare? Parti di armi. Ok. Allora. Qua c'è qualcosa. Anzi, vediamo un pochettino cosa abbiamo captato. Qua c'è un segnale dell'agente Mobius. E qua un'altra risonanza sconosciuta. Ok, ragazzi, partono le missioni secondarie dunque. Ehi tu? No, eh? Allora. Vediamo un pochettino se riesco a recuperare dalla brutta figura che ho fatto prima o a peggiorare la situazione. Tu non hai sentito niente, vero? Va bene, mi hai visto? Mi hai visto? Vieni solo tu, vieni solo tu. Grazie, questo voglio fregarlo.
Vieni, vieni. Dai, ancora un passo. Ancora un passo. Sì? Vai, e muori così. Dai. Questo è stato un po' più pulito. Potrebbe essere una strategia, eh? Ragazzi, ci proviamo. So che sarà lento e noioso, ma abbiamo già deciso che questo video sarà lento e noioso, per cui a sto punto. Vieni tu. Vieni tu, accetta. Seguimi. Perché ragazzi, in realtà... Oddio, due. Due non so se ce la faccio. Però in realtà questa mossa torna molto utile. Credo. Dove siete? Aspettate, forse è meglio se... Sono stupidi. Aspettate. Ciao. Va bene, va bene, va bene. Anzi, scusa, a te. No! E dai! Aspettate, 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 aspettate. Voglio vedere se ci riesco, eh. Oh mio Dio! Sebastian, non ero più abituato ai tuoi movimenti. Vieni, ciao! Sì. Mi hai visto. Mi hai visto che bravo che sei. Vieni qua. Dai, coraggio! Sì, bravo, bravo. Alla grande! Ok, ragazzi. Forse abbiamo trovato la strategia definitiva. Vieni! Ci sei anche te? Ciao! Ciao, dai che mi hai visto. Sì, bravissimo. Vieni qua. Vieni qua, ragazzi, abbiamo rotto il gioco. Basta. I nemici standard ormai non mi fanno più paura. Fantastico. Sì, vieni anche te, vieni. Vieni, lo so che mi hai visto. No? Sì. Brava. Brava. Ali. Mamma mia, guardate che pila. Fantastico. Vabbè, ma ottimo, direi. Ok. Ragazzi, dai, con questa skills ho recuperato la brutta figura che ho fatto all'inizio video. Me lo dico da solo, però la porta è La chiusa. porta è chiusa. Se trovo la chiave posso Se trovo la aprirla? chiave posso aprirla. Ah. Oh merda. Con te immagino che non funzioni questa strategia. La chiave. Ok. Potrebbe essere qua nei dintorni. O magari si troverà attivando una quest secondaria. Molto probabile. Tanto craftiamoci una siringa. Bene, ragazzi. Quattro siringhe, che lusso, ma allora spariamocene subito una in vena. Allora. Dunque, tutto molto bene. Lì c'è una missione secondaria, ma non l'attiveremo ancora. Voglio prima farmi un'idea proprio della città. Qua c'è ancora qualche superstite comunque. Sei rimasto solo tu, senza amichetti. Vieni. Sì, dai che mi hai visto. Vediamo se funziona anche così. No, mi sa di no. Perché devo riuscire a mettermi in una posizione tale per cui... Esatto. Ragazzi, basta. Questo potenziamento è stata la svolta definitiva. Veramente. Stupendo. Mi sento molto più tranquillo. Vieni. In realtà non è fantastico, uccide il gameplay. Però, obiettivamente... Tu mi hai fregato, invece. Voglio capire fino a che punto posso permettermi questo lusso. Dai, non mi... Dai, sì che mi hai visto. Ragazzi, siamo in modalità sopravvivenza. No, cosa dico? Siamo in modalità incubo. Si chiama così, mi pare. Per cui,
veramente vale todos. Se questo è il modo migliore per non sprecare risorse, io ne abuserò, signori. Altre due frequenze. Gente Mobius morto con proiettili di pistola. E qua? Sono l'unico che può vederla. Ok, allora. Qua ci sono i proiettili, qua c'è... Ah, sì, l'altra missione secondaria, ma mi sembra che l'avessimo già targettata, per così dire. Ok, sblocchiamo la mappa, ragazzi. In questo video sbloccheremo la mappa. Poi nel prossimo non lo so cosa faremo. Magari ci butteremo con le secondarie prima. Cosa hai trovato, Seb? Della polvere da sparo, sì, ottimo. Magari nel prossimo video faremo qualche secondaria. Anche perché, ragazzi, se vi ricordate, nella prima area, una volta che siamo andati avanti con la missione principale, la zona si è popolata di mostri ancora più forti. Ragion per cui preferirei fare a questo giro... Cosa succede? Oh no, 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 no. Altri. Vero? No? Mi sembra strano. Mamma mia, guardate come sta estendendo i suoi tentacoli. Forse perché abbiamo fatto fuori tutti gli zombie... No, perché il tentacolo lì è rimasto, come non detto. Ragazzi, questo è l'occhio di Stefano Valentini che ci sta... in tutti i modi braccando. Siamo noi che diamo la caccia a lui o è lui che dà la caccia a noi? Perché per ora quello che sta giocando come il gatto col topo mi sembra il nostro amico fotografo serial killer. Ad ogni modo, vediamo un pochettino. Vi dicevo, appunto, essendo che le cose sono complicate una volta avanzati con la missione principale nella prima area, cosa che avrebbe potuto anche complicare le missioni secondarie, poi per fortuna non l'ha fatto più di tanto, a sto giro, ragazzi, ci dedicheremo esclusivamente al completamento delle subquest prima di infiltrarci in quel teatro. È anche vero che se invece volessimo avanzare, e questo in effetti mette in dubbio il mio ragionamento, se invece noi volessimo... Cos'è questa risata a sinistra? Viene da questo diner. Non è che è qua la missione? Eh sì, infatti. Ok, vi stavo dicendo, quello che mette in dubbio questa mia teoria è però il fatto che, ammesso e non concesso che una volta raggiunto il teatro e sconfitto il fotografo, e noi riuscissimo a sconfiggere il fotografo, ammesso e non concesso questo, forse se ne andrebbe anche l'occhio che ci fa popolare la città di mostri. Per cui non saprei, ragazzi, però abbiamo visto che comunque le missioni secondarie sono talmente belle che penso che anche a voi non cambi più di tanto se vedete prima quelle piuttosto che la trama principale. Oddio, cosa? No, ragazzi, stiamo scherzando? Scusate, avete visto chi c'è laggiù? Quella è Anima. Merda. È un mostro standard. Tra l'altro ci ha visto. No, non possiamo. Ah no, ok, stava correndo e basta. Merda. Con quella in giro, ragazzi, le cose si fanno parecchio toste. Allora, cerchiamo di evitarla perché non siamo assolutamente preparati a uno scontro del genere. Merda. No, ragazzi, io non giro tranquillo con sto mostro in giro che si fa le vasche per Union. Cosa sono? Spari? Un uomo? Qualcuno è in pericolo. Attenzione. Lo faranno a pezzi. Ma chi, Seb? Noi siamo in pericolo. Ah no, c'è un uomo laggiù? Aspettate. Dove? Dove l'hai visto, Sebastian? Probabilmente qua. Probabilmente in quest'area. Dai, proviamo. Aiutiamolo. Forse posso anticiparmi. Sì, ma il cancello lo puoi aprire anche? Ok. Ah sì, c'è qualcuno. Oh, è l'altro agente! Il nero!
Ehi, 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 tu! Aiutami! Ehi, amico, non so che mi senti. Aiutami! Ok, va bene, ma non fare tutto sto casino. Allora. Ah, c'ha della vita. Per cui potrebbe morire. Ale. Allora. Venite qua, belli. Merda. Sono un idiota. Allora, venite, 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 venite. Come dai, amico? Stai già morendo tu. Hai già solo metà vita. Cioè, mi dici pure e dai, amico? Non so se ti rendi conto di quello che ho fatto. Merda. Sto morendo. Tu ti sei già rialzato. Ho capito che ce ne sono altri, ma io sono messo malissimo. Aspetta un attimo. Oddio. Lo stanno andando a prendere. No, non farti ammazzare. Sì, te la do la mano, però. No. Non so come dartela. No, 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 non morire, ti prego. No, non morire. No, no, come missione fallita. No, 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 no. No, ragazzi. Missione fallita no, eh. No, 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 no. Scusate. Carichiamo l'autosalvataggio. Eh sì. Sono distratto un attimo, ragazzi. Ero impreparato, ma... non si fallisce niente. Che figata però. Quindi quell'agente Moebius... Mobius... non so perché mi viene da dire Moebius. Quell'agente Mobius... può morire. Ok. Quindi si può salvare o può essere ucciso. Interessante questa cosa, ragazzi. Molto figa. È totalmente opzionale, facoltativo la sua presenza all'interno del gioco. Ok. Dove... dove ci ha salvato, secondo voi? Allora. Lui probabilmente era qua. Sì, sì, è qua, è qua. I proiettili? No, li dobbiamo ancora prendere. Allora, ragazzi, stavolta cerco di giocarmela meglio. Devo dire che non me l'aspettavo, eh. Allora. Ah, però se tu fai casino... faranno a pezzi. Ok, intanto questi due ci penso io. Stavolta dobbiamo cercare di fare un pochettino più veloce. Appunto, Sebastian, più veloce ho detto. Sì, saltiamo questo filmato, non si può. E vabbè, allora ce lo ricuzziamo. Ragazzi, io odio però queste cose. Un po' a tempo. Se venite tutti. Tutti, tutti, tutti. Li voglio tutti qua, tutti qua. No, ne ho bruciato solo uno. Merda. Ti giuro che se mi dici ancora una volta dai amico, ti uccido io. Merda. Ragazzi, odio queste situazioni. Allora, dobbiamo impedire. Merda, quella era una polipetta. Ok. Oh. No, dai. No, dai, Sebastian, mannaggia a te. Ma cosa stai facendo? Ragazzi, oggi veramente non ho pace. Maledizione. Sto giocando malissimo, lo so. Lo so. Mannaggia. Dai, coraggio. Carica la partita. Al volo. Lo faranno a pezzi. Sì, lo faranno a pezzi, Sebastian. Però se non ti muovi, a maggior ragione, lo faranno a pezzi. Allora. Vediamo un po' di fare qualcosa di intelligente. Stavolta.
se posso avvicinarmi. Allora, ho visto un'accetta su un'auto, quindi potremmo sfruttarla. Ehi, 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 tu! Sì, ti aiuto subito, però... giocata male. Ah no, forse no. Vai! Ok, venite, venite, venite. Venite qua. Dai, dai, dai. Sì, lo so, merda. Cazzo. Ok. Ok, dimmi che ha fatta. Era così facile, no? Ne arrivano altri. Merda. Ho capito. No, ragazzi. Come ne usciamo qua? Allora, 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 calma, 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 calma. Sebastian, ce la fai per una volta nella tua vita? Ok. No, perché non è uscita la benza? No, vabbè. Ragazzi, situazione piuttosto caotica. Ok. Oh, grazie a Dio. Ne restano pochi. T'ho capito che ti serve una ma... merda, adesso mi sono sbarrato. Non ci posso credere. La legge... no, 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 no. Lascialo stare, ti prego. Ti prego. Ok. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, non ci posso credere. Era l'ultimo o no? Cosa stai facendo? Ok. Oddio santo. Non pensavo arrivassi. E invece... di ricerca. Come mai sei qui? Stavo cercando una cosa. E cosa sarebbe? È pericoloso qui. Andiamo a parlare nel mio rifugio. Oh... vieni. Ok, cosa fai Sebastian? Perché cammini? No, ok. Mio Dio, aspettate. Ragazzi. Ragazzi. È stato un episodio molto, molto particolare, davvero. Non me l'aspettavo. Abbiamo ricevuto una strana accoglienza in questa zona, nella zona... commerciale, però abbiamo trovato un altro alleato. Abbiamo iniziato il video con un alleato trovato alla fine del precedente e stavolta inizieremo questo con un alleato trovato alla fine di questo, quindi c'è una sorta di linearità. Vabbè, sto straparlando. Allora, sei qua? Eccoci. Vieni, non possono entrare. Rifugio di Sykes, missione completata allo scoperto. Sono Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, eh? Ho sentito parlare di te. Sei sopravvissuto all'incidente del Beacon. Come lo sai? Non sono solo un programmatore dello STEM. So hackerare i sistemi di informazione. So cose che nessun altro conosce. Nemmeno gli altri membri della squadra. Allora abbiamo fatto allora bene a salvarti. Sì, siamo qui per trovarla. Ma non abbiamo avuto fortuna finora. È per questo che sei qui. Sì, ma se non puoi aiutarmi a trovarla, non abbiamo nient'altro da dirci. Buona fortuna. Ehi, aspetta. Possiamo comunque aiutarci a vicenda. Sarà meglio per te. Qui dentro Mamma c'è mia. Un sacco di roba che può esserti utile. Prendila come ringraziamento per avermi salvato. Se vuoi sentire la mia proposta, torna a trovarmi. Ok, ascolteremo la tua proposta. Ascolteremo la tua proposta, ma nel prossimo video. Perché ragazzi, questo episodio... temo... sia già parecchio lungo. Comunque sì, c'è un bel po' di roba interessante. Ok, va bene, fantastico. Dai, dai, è andata tutto sommato bene. Lo so che lo dico sempre, però a sto giro veramente abbiamo trovato un alleato. E qualcosa mi dice che essendo un hacker potrebbe essere lui a sbloccarci le casse Mobius, sapete? Penso che abbiamo fatto solo che bene a salvarlo.
Ok ragazzi, quindi nel prossimo video probabilmente continueremo l'esplorazione dell'area commerciale, non andremo al teatro al 80%, non credo ci riusciremo già nel prossimo video a raggiungere il fotografo Stefano Valentini, per cui sarà ancora un video un po' di transizione per così dire, ma sono sicuro ci saranno tante chicche interessanti. Io vi ringrazio come al solito per l'attenzione, alla prossima e Derechi!